Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Ho già fatto una recensione riguardo a un cuscino da viaggio in memory foam colore rosa. Adesso vado a recensire quest'altro cuscino sempre in memory foam. Le caratteristiche sono simili all'altro, vi lascio comunque il link in descrizione dell'altra recensione con il link di Amazon diretto per acquistarlo, ma vi faccio vedere anche quest'altro cuscino di un'altra marca, vi lascio anche qui in descrizione il link. Allora, andiamo ad aprirlo insieme. Come vedete arriva in questa custodia di plastica barra stoffa. Vado a togliere i gancetti. Come vedete è comodo il fatto che si può estrarre e rimettere così. Abbiamo innanzitutto una mascherina di color nero per coprire gli occhi durante i viaggi, quindi dormire in tranquillità, e poi dei tappini in questa scatolina. Hanno anche una cordina per non perderli, quindi si può mettere la cordina attorno al collo e non si perdono durante il viaggio quando magari ci si muove. Vado subito a togliere dalla custodia il cuscino, che come vedete è ben arrotolato. Scusate l'inquadratura, ma non ho un cavalletto a portata di mano. Qualcuno mi ha chiesto in qualche altro video: ma il prodotto è lo stesso, ma il nome non è più quello. Sappiate che se mai dovesse cambiare il nome del prodotto, quindi voi cliccate il link e non trovate più il nome uguale al titolo del mio video, del prodotto, è semplicemente perché le aziende di Amazon tendono nel corso del tempo a cambiare lo stesso nome della loro azienda, e quindi i prodotti rimangono identici o magari differisce qualcosina, però il prodotto è alla fine quello, ma appunto il nome cambia, varia. Questo è per una scelta magari di marchio, decidono di cambiare, di innovarsi o per altri motivi. Comunque questo è il motivo. Ho spiegato in generale perché alcuni mi avevano chiesto in altri video: guarda, io ho trovato lo stesso, cliccando il tuo link vedo lo stesso prodotto del video, però c'è un nome diverso. Ecco, questo è il mistero spiegato. Come vedete, quando sono andato ad aprirlo si è, diciamo, gonfiato e modellato. C'è la classica forma dove voi andate poi a posizionare il collo e la testa. È veramente comodo, l'ho provato già prima, come anche l'altro avevo provato, infatti era messo nella custodia un po' così, non benissimo, però ecco, è perché l'ho provato e devo dire che è veramente comodo. Non suda il collo, la testa, perché come vedete qua c'è un materiale, ha una grana apposta che permette di traspirare, mentre qua invece è veramente soffice, devo dire. Come vedete, si fa così, rimane anche il segno. È veramente un materiale soffice, non so se è un velluto o qualcosa di simile, ma è davvero morbido al tatto. Memory foam, quindi si adatta perfettamente al vostro collo. C'ha sempre anche questo una zip dove voi andate ad aprire, avete memory foam, come vedete, bianco, e potete estrarre quindi diciamo la parte in stoffa e andarla a lavare tranquillamente, quindi per pulirlo dal sudore o dallo sporco. C'è anche qui dei gancettini che si chiudono e potete qui regolare, stringerlo e adattarlo, avvolgerlo al meglio al vostro collo. Un prodotto veramente interessante, utile per i viaggi in macchina, aereo e treno, che vi consiglio di portare con voi per evitare poi fastidi alla cervicale, eccetera. Ci potete dormire tranquillamente grazie anche alla mascherina e al resto, e vi lascio qui quindi il link in descrizione di Amazon. Il prezzo è sui 10 euro se lo trovate anche voi in offerta, varia sempre di qualche euro. Vi lascio alla prossima recensione e mi raccomando, iscrivetevi al canale.